sbatte ovunque. Dalla città e dal porto la rivolta si muove fino alle miniere. Il lavoro sottoterra è un inferno, una condanna, una tortura. Anche i bambini scavano dentro la polvere e negli sputi tutti guardano per scongiurare il sangue. Oggi siamo qui nel Teatro Comunale di Valperga per celebrare la giornata della memoria in ricordo appunto della tragedia dei campi di concentramento dell'Olocausto. E quest'anno abbiamo deciso di mettere in scena questo spettacolo delle Voci del Tempo, che è dedicato alla figura di Antonio Gramsci, perché ricorrono anche i 70 anni dalla sua morte, insomma. Antonio Gramsci è una figura che ha subito la violenza del regime carcerario insomma fascista. Lui è stato un perseguitato politico, insomma i perseguitati politici sono venuti prima di quelli perseguitati per motivi di razza, e comunque, se vogliamo vedere in generale, questa è stata la china che è stata seguita anche ad esempio nella Germania nazista, no? Dove dapprima c'erano i campi di prigionia, dove erano internati gli oppositori politici, no? Prima magari i comunisti, poi i socialdemocratici, poi tutti quanti dissentivano o criticavano, e poi si è passati fino alla folle idea della pulizia etnica e razziale, e di quello che poi era anche una forma più estrema di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Per noi operai, insomma, capire cos'era per noi operai Antonio Gramsci, bisogna ricordarsi di come eravamo trattati a quel tempo, la vita che facevamo, la fatica, tutto il giorno attaccati a delle macchine e non portare via quasi niente. Quando andavamo a trovarlo voleva sapere tutto della fabbrica. In occasione di questo, ovviamente noi diamo anche spazio a una raccolta firme dell'AMPI, promossa dall'AMPI a livello nazionale, che si chiama In più fascismo. Si tratta di un'iniziativa per chiedere lo scioglimento delle formazioni politiche fasciste, insomma, neofasciste, formazioni politiche neofasciste, perché sempre più noi vediamo, specialmente in questo mondo della comunicazione, insomma via social, no? Questi media sociali, vediamo sempre più fiorire appelli, considerazioni che rivalutano quella che è stata un'epoca oscura per il nostro paese, e parallelamente a questo acquisiscono importanza organizzazioni anche mediatiche, perché anche i media hanno il loro ruolo, ufficiali come Casa Pound ad esempio, mi viene in mente Forza Nuova, no? Che acquisiscono una grande rilevanza mediatica, spazio nel dibattito pubblico, e a partire da posizioni che apertamente rivendicano l'operato del regime fascista, quindi non sono neanche che si nascondono, cioè non si camuffano. E quindi noi chiediamo che, conseguentemente alle leggi che sono previste dallo Stato, lo Stato si impegni per lo scioglimento di queste organizzazioni. Gramsci fonda l'Ordine Nuovo, un giornale in cui esalta i consigli di fabbrica. Tutti gli operai, gli impiegati, i tecnici devono diventare, che siano iscritti o meno al partito e al sindacato, da esecutori a dirigenti del processo produttivo. Per questa manifestazione ringraziamo ovviamente il Comune di Valperga per il contributo economico e per la disponibilità del teatro, in particolare l'assessorato alla cultura e all'istruzione. Ringraziamo anche tutti gli sponsor grazie ai quali è stato possibile mettere in piedi questo spettacolo, e naturalmente le Voci del Tempo che ci hanno dato la loro disponibilità. Loro erano già stati qui qualche anno fa con uno spettacolo su De André, e sono molto bravi, e ci auguriamo appunto che sia uno spettacolo che possa avere successo e piacere al pubblico.